Ho visto quel camion che mi veniva addosso, non ho potuto fare nulla, così al TG2 l'artista tamponato lunedì sul raccordo di Borgo Panigale. Noi oggi siamo saliti su un tir ripercorrendo proprio quel tratto di strada. Servizi di Vincenzo Frenda e Pier Giorgio Giacovazzo. Saliamo a bordo del tir di Nico, un autista esperto che rispetta rigorosamente le regole che impongono ai camionisti di guidare per massimo 45 ore a settimana e non più di 9 ore al giorno. C'è gente che guida anche 15 o 16 ore al giorno. Questo qua è un lavoro che serve tanta concentrazione. Tu naturalmente, se oltre alle ore regolari devi fare ancora ore di straordinari per recuperare o perché ti vengono imposte, sai, è facile anche cadere in un colpo di sonno. Anche fra i camionisti sono te si usa la cocaina? Ah, sicuramente qualcuno avrà cercato un modo per stare sveglio. Superiamo il tratto del raccordo autostradale crollato per l'esplosione. Si procede a rilento su una sola corsia per entrambi i sensi di marcia. Qui si formano code tutti i giorni, dovute al grande traffico di mezzi nel nodo autostradale più importante d'Italia. Sulla strada incontriamo molti tir con targa straniera. Spesso sono ditte italiane che hanno immatricolato i mezzi all'estero. Praticamente vanno nei paesi dell'est, pagano meno assicurazioni, meno tasse, pagano meno gli autisti e in più se le multe non le pagano. Dal 2015 i tir di nuova costruzione devono avere dei dispositivi di sicurezza. Questo è uno di quelli? Sì, questo c'ha questo radar che praticamente mantiene automaticamente la distanza dal mezzo che lo precede. Quindi se tu hai un colpo di sonno, ti avvicini troppo al mezzo che ti precede, cosa succede? Il camion frena automaticamente e fino a fermarsi. Se questo sistema fosse stato montato sull'autocisterna, probabilmente l'incidente sarebbe stato evitato? Il camion avrebbe frenato automaticamente, quindi si sarebbe potuto evitare.